il fatto di non dare peso a quello che io dico nella conferenza stampa per gara, io, probabilmente voi pensate che io lo dica perché Recipi Copione ormai collaudato quando parlo della forza degli avversari, quando parlo che noi quest'anno mi ricordo quanti giocatori abbiamo cambiato, che non è nella PlayStation né Premier Manager, ci vuole del tempo per far coesistere e trovare degli equilibri in una squadra di calcio quando si cambia tantissimi giocatori. Rimango dispiaciuto perché è finita la stagione l'anno scorso, mi sono domandato chissà cosa succederà se un giorno perdessimo 4-5 partite, è bastato perderne una con una delle favorite del campionato per leggere dei commenti che onestamente non mi sono assolutamente piaciuti. E quindi è normale che non è che ho della rabbia, sono proprio incazzato in nero. Abbiamo capito che non abbiamo crediti nei confronti, cioè non dobbiamo aspettarci crediti da parte di nessuno per quello che è stato, e quindi dobbiamo attivare il campionato, ovviamente, come è giusto che sia, come succede a tutte le parti, forse tra 20 anni beneficeremo del campionato dell'anno scorso. Dica, applaudito la squadra, secondo me ha dimostrato anche di essere una persona competente calcisticamente, perché probabilmente conosceva i giocatori del Brescia, conosceva il campionato di Serie B, conosceva le tante insidie che ci potevano essere domenica, soprattutto dopo la vittoria di Bologna, e insomma, che ha battuto le mani, secondo me ha dimostrato non solo di essere il tifoso della Ternana senza se e senza ma, indipendentemente da quale categoria fa la Ternana o se vince, perde o pareggia, ma ha dimostrato anche di essere una persona competente, perché è riuscito a capire tutte quelle che sono le difficoltà di questa fase di ricostruzione della squadra. Poi, come da tutte le parti, perché da tutte le parti ci sono anche quelli che magari invece non le comprendono queste cose qui, no? O magari quelli che sono rimasti al campionato dell'anno scorso. E lì ovviamente ci vuole un po' più di pazienza. Io mi rendo conto che sono uno che pazienza non ne ha, me ne rendo conto, probabilmente è sempre stato un po' il mio limite, sia come calciatore che come allenatore, che come anche il cittadino, come il normale cittadino italiano, e quindi mi viene di dire le cose in maniera molto diretta, senza girarci intorno.